eccoci. Spero si senta bene fino alle ultime file. Datemi un segnale che si sente bene, ok? Come no? Dobbiamo alzare un po' il volume. Fate segni se non riuscite a sentire bene, perché sarebbe veramente un peccato. Allora, buonasera a tutti. Ringrazio nuovamente tutti voi di essere intervenuti. Ancora più... l'altro passo, scusa. Ancora più numerosi della volta precedente, del primo appuntamento. Ringrazio nuovamente il professor Franco Nembrini di essere di nuovo qui fra noi, perché veramente fa una vita impegnativa, e quindi il fatto di essere qui con noi è davvero, lo considero un grande privilegio. Ringrazio nuovamente, perché vedo tutti i presenti, i rappresentanti dei comuni di Lurate Cacive, Isabella Domignoni, Giancarlo Arrighi e Paola Vercellini del comune di Oggiate Comasco. Stasera è presente anche Don Gigi, che ringrazio tantissimo perché mi sostiene sempre le iniziative, e vedo presente stasera anche il nostro sindaco. Dico il nostro perché io sono di Oggiate, ma vivo più qui che nel mio paese, che è il dottor Valerio Perrone, che se vuole faccio un saluto molto volentieri. Grazie. Bellissimo, allora anch'io ringrazio, innanzitutto mi piace vedermi così numerosi a questo incontro. Ringrazio l'ISMA e la professoressa Barberio per aver organizzato e proposto al tavolo, al patto educativo, questa serie di incontri. I comuni l'hanno accolto subito, un patto educativo dove lei, professore, con anche Dante inordinerà, si usano queste parole che non brillano per calore umano, no? Che, agenzie educative, cioè riunisce tutte le agenzie educative, quelle che si occupano della formazione, e discutono l'iniziativa, e questa è una di quelle che è stata proposta e accolta. Io sono poi strafelice, nel senso che mi sono iscritto al liceo perché mi sono innamorato di Dante, per una ragione molto semplice, che non è solo il padre della lingua italiana, che basterebbe già questo per annoverarlo, no? Fra i grandissimi, ma perché ho sempre trovato in Dante una cosa bellissima che ci ricorda e ci racconta della nostra umanità. E quindi nella Divina Commedia, all'interno della Divina Commedia, c'è la vita quotidiana non degli uomini del Medioevo, ma anche la nostra, fatta di miserie, grandezze, nobiltà, fragilità, vittorie, sconfitte, ma c'è anche la vita colta, la vita alta, la politica, la teologia, la filosofia. E questa passione, io avevo un nonno che insegnava letteratura al ginnasio a Venezia, e in quel meraviglioso scenario, quando ero piccolino, lui mi raccontava l'inferno, e quindi lei può pensare cosa nella mente di un bambino di 8 anni, 7 anni, poi noi maschietti ci piacciono i mostri, no? I diavoli, la parte, e quindi Cerbero piuttosto che... Ecco, questo è l'amore per Dante, e chiesi a lui dove si poteva studiare bene la Divina Commedia, mi aveva detto al liceo. E poi chiudo e lascio, e sarò tutto orecchie per lei, trovo e mi rivolgo ai ragazzi una frase e una bussola straordinaria, così come per chi fa amministrazione la bussola della nostra Costituzione, per tutti noi quella frase del canto 26esimo, del canto d'Ulisse, no? Fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza, è veramente un invito soprattutto ai più giovani a cercare sempre la consapevolezza dei rapporti, la consapevolezza delle dinamiche, e non invece, ahimè, come succede spessissimo e in questi tempi difficili, abbattersi al livello più basso, istintivo della nostra natura. Quindi, professore, io la ringrazio
di cuore di essere qui, ringrazio ancora la Lisma e la professoressa Barberio e ecco, sono tutto orecchio. Grazie. Peroni e lascio immediatamente la parola a questo secondo percorso, a questo secondo incontro con Franco. No, con questo. Sì, così riesco a manovrare i liberi. Tieni in potere. Ancora sto chino sui tetti. Ecco, perfetto. Mi sentite? La voce c'è ancora. Dicevo che sindaco? Io buono. Uno che sente Dante a 7-8 anni e perciò decide di fare il liceo classico, veramente mi colpisce e mi fa ben sperare. Perché, qui lo dico e qui lo nego, ma lo dico sempre, quindi lo dico anche qui, forse l'ho detto la volta scorsa, ma lo ridico volentieri. Mi sembra che stiamo vivendo un momento particolarmente difficile. Stiamo perdendo per strada un'intera generazione di figli, per strada vuol dire proprio per strada, e la scuola sembra non essere in grado di porre rimedio. Anzi, come mi capitò di spiegare all'allora ministro Moratti che voleva discutessimo di come la scuola può riparare al disagio che i ragazzi vivono, io cercai di fargli capire che ormai la scuola non solo non era in grado di rimediare al disagio, ma era fonte del disagio. È lì che i ragazzi stanno male, è lì che li perdiamo. C'è molto da fare e lo dico proprio perché ho sentito, ho avvertito la sensibilità che ha. Non perdo occasione per lanciare un appello alla classe politica, agli amministratori: bisogna occuparsi di educazione, perché tra le altre cose, vale per tutti, ma in questa generale crisi di tutte le agenzie educative, bisogna veramente che qualcuno trovi il coraggio di tenere sulle maniche, capire di che cosa si tratta e provare a fare qualcosa, perché è un casino. Un casino vuol dire che rischiamo di perdere i migliori tra i nostri figli. Voi sapete, lo sapete bene, gli stupidi non soffrono. Chi sta male è chi è vivo, chi ha una sensibilità. E ahimè, i migliori dei nostri figli finiscono, quando gli va bene e hanno mezzi e strumenti per farlo, per scappare all'estero. Quelli che non scappano, scappano nella droga o diventano i cosiddetti drop-out, quelli che perdiamo, e sono spesso i migliori. Bisogna fare qualcosa. Io, il mio servizio, se di servizio può chiamare a questo povero paese, è quello di leggere Dante, perché mi sembra che abbia tanto da dire proprio in ordine all'educazione e all'emergenza educativa che stiamo vivendo. Speriamo che questo appello sia raccolto da chi deve: la classe politica, la classe intellettuale, i giornalisti che andrebbero fucilati sul porto, tutti per sicurezza. No, c'è una colpa dell'informazione devastante i bambini e i ragazzi, ma lasciamo stare la Chiesa che ha le sue responsabilità, insomma ce n'è per tutti, ma è tempo che chi vuole si tiri sulle maniche e guardi il problema, perché la cosa che avverto tragicamente è che sembra non fregargliene niente a nessuno, detto in francese proprio con spante. Speriamo bene. A noi, io credo che queste serate su Dante possano ottenere almeno questo benefico effetto, farci guardare in faccia noi stessi e perciò le nostre responsabilità. Va bene? Allora, stasera, l'inferno. Non mi ricordo niente di quello che vi ho detto la volta scorsa, quindi
ma perché ormai l'età è quella che è, quindi abbiate fede. Mi capitava anche a scuola e dicevo sempre agli alunni: ripetita iuva, dicevano i latini, state tranquilli che ripeterle certe cose vi fa solo bene, lo dico anche a voi, ripetessi qualcosa che ho già detto, abbiate pazienza, riascoltatelo. Ma stasera abbiamo da affrontare l'inferno, evidentemente sono imbarazzatissimo, tutte le volte mi capita, perché voglio te di scegliere cosa scegliamo, cosa leggiamo. Alla fine mi oriento sempre sul primo e il secondo canto e, se riuscirò, qualche pezzettino qua e là, non so, riuscissimo a leggere qualcosa dell'Ulisse, per esempio, vista la citazione dotta dal nostro sindaco, sarebbe bello. Vediamo, vediamo dove arriviamo. Voi, c'è di buono che se parto dopo una ferma più di qui, mi fermerete voi alzandovi discretamente, senza sbuffare, ma non insultatemi che ci resta male. No. Se uno si alza e va, io quando la sala è vuota capisco che devo smettere. Va bene. Credo l'essenziale, essendoci concessi una serata intera di presentazione sulla vita nuova, l'essenziale per, come dire, motivare la nascita della Divina Commedia e il suo contenuto, l'essenziale l'abbiamo detto. Vi richiamo solo, sì, una cosa che mi sembra valga la pena recuperarla cominciando a leggere il testo. Ricordatevi che il tema della Divina Commedia non è l'aldilà, ma l'aldiquà. Abbiamo detto la volta scorsa, credo, tu aiutami Paola, puoi correggermi anche, mi raccomando. Abbiamo detto la volta scorsa che Dante non ha la presunzione di sbirciare il cielo per capire qualcosa delle verità fondamentali. Fa il contrario. Da, e non sapremo mai tutta la verità, evidentemente, da una ferita che lo colpisce, da una contraddizione che constata nella propria vita e a livello più profondo e più significativo, cioè l'esperienza amorosa, che sembra promettere la felicità e sembra poi invece tradire questa promessa, da questa ferita parte un lavoro che molti anni dopo gli consentirà di scrivere la Divina Commedia, con l'aria effettivamente di uno che dice: ragazzi, mi sembra di aver capito, provo a dirvi quel che ho capito della vita, ok? Quindi non a tema l'aldilà, ma inferno, purgatorio, paradiso, dimensioni della vita, dimensioni della vita reale su questa terra. E allora dico subito le due cose. La cosa più importante riguardo almeno all'inferno, poi sarebbe interessante capire perché, porco d'un boia, si fa tantissimo inferno, poco purgatorio e niente paradiso. Ma è da pirla, cioè è una storia che tra l'altro finisce bene, no, finale niente, non si sa come va a finire. Tutti dicono i mostri, come ha detto lui, perché quelli ci piacciono, sono anche ci si mette, non so cosa succede. L'inferno, fatto sta che piace, e anche la scuola lo fa piacere, lo fa perfino studiare a volte. Poi il purgatorio pare un po' più freddino, non si capisce bene. Paradiso, quello poi è stato sepolto dalla critica idealista, non poetico, filosofico, teologico. Per me è stato esattamente il contrario. Certo che sono partito anch'io dai mostri dell'inferno, come tutti, ma ho scoperto il bello di tutta la questione, che è tutto detto ed viene esploso proprio nel paradiso, ma lo vedremo. Io quel che mi preme è: tenete presente che lo sguardo che Dante ha sull'inferno è, proprio come nelle altre due canti, che è un modo di essere su questa terra, di vivere la vita, che sintetizzo così, poi quel che riusciamo a leggere va bene, ma sintetizzo così: cos'è l'inferno su questa terra? È quando uno guarda se stesso o l'altro
identificandolo col male, col suo male. Ha detto giustamente il sindaco: la vita dell'uomo, con i suoi difetti, con i suoi pregi, con le sue debolezze, con i suoi tentativi, battaglie vinte e battaglie perse. L'uomo è tutto questo, ma diventa un inferno la vita quando io ti guardo e ti crocifico, ti identifico con il tuo male, col tuo difetto, con i tuoi peccati, diremmo con linguaggio teologico. Questo è l'inferno, l'impossibilità, il non credere che l'altro possa cambiare, possa svelare del bene, possa essere diverso. Il purgatorio è al rovescio, stessi peccati e anche con pene belle pesanti anche al purgatorio, è più duro che lì, ma con la certezza che l'ultima parola nella vita non è il male, non è la debolezza, non è il peccato, ma è la redenzione, è la salvezza. Al purgatorio tutti sanno già di essere salvati, ci sono solo i salvati, che vuol dire che c'è un altro modo di vivere, che stai con l'altro pieno di misericordia, pieno di pazienza. Pazienza, scopri che il tempo è dato per cambiare a te e all'altro. L'inferno no, l'inferno non conosce misericordia, non conosce pazienza. L'inferno è la cattiveria, l'odio a se stessi e agli altri, è l'odio con cui inchiodi l'altro al suo limite. Provate a pensarci e ditemi se non è vero. L'assenza di perdono è l'assenza della possibilità di cambiare. Quando non cambia niente è la morte. Va bene, tenetelo presente, leggendo l'inferno bisogna sapere questa cosa. Bene, l'inferno è fatto da 34 canti, come sapete, canti, interessante la questione della poesia, non è altro che la parola messa in musica, in rima, diventa, è un modo di cantare, il modo più semplice di cantare, di far musica, è che le parole abbiano un loro ritmo preciso e via. Uno le ascolta come se stesse ascoltando una canzone. Dante fa una scelta coraggiosissima, come sapete, queste cose le accenno solo ma non le spieghiamo stasera, però consapevole di lanciare un messaggio di valore universale, è preoccupato che tutti lo possano sapere, che tutti lo possano leggere. E a differenza di tutti i suoi contemporanei, invece di scrivere le cose importanti come usava allora in latino, decide di scriverle in volgare. Volgare viene da volgus, popolo, linguaggio popolare. Sarebbe interessante, ma sono robe da scuola, ma mi vengono in mente allora. Divagare un po', e lo so che per te lo so anche con qualcuno a te, la bocca buona, no, è interessante, ci sarà ben qualche ragione per cui tutto ciò che riguarda il popolo, la gente, suo nonno, mio nonno e i vostri nonni, a un certo punto della storia italiana, certe parole, per il fatto stesso che identificavano il popolo, sono diventati insulti. E volgare, che voleva dire del popolo, è diventato volgare. Oggi se dice uno che è volgare, non gli fai un complimento. Se gli dai del cafone, cioè del contadino, non gli dai proprio un complimento. E così il linguaggio ha cominciato a identificare la vita del pensatore, dell'aristocratico, del ricco, di una certa fascia eletta della popolazione come nobile. Il resto, volgo, volgo. Fino a trasformare appunto in insulti quelli che erano aggettivi che indicavano semplicemente il popolo. Ma Dante fa una scelta coraggiosa, decide di scrivere in volgare perché capisce che quel che scrive probabilmente vale veramente per tutti. Profeta in questo senso, profeta e perciò poeta. Insegnavo ai ragazzi che la parola poeta è compresa nella parola profeta,
perché chi fa poesia, l'artista, è necessariamente profeta. Cosa fa il profeta? Non è quello che vede quello che succederà, quello al massimo sarà un indovino, sarà un astrologo. Il profeta vede la profondità di quello che c'è, perciò ci azzecca nell'immaginare quello che verrà, ma perché dice la profondità del presente. Ecco, ogni poeta è profeta, Dante lo è in modo specialissimo. Scrive questo poema perfetto dal punto di vista numerico, le quantità, è una cosa da andare fuori di testa, 100 canti divisi in 3 cantiche, ciascuna di 33 canti, ovviamente il numero 3, questo è ovvio, no? Lo sapete, è il numero perfetto, ciò che è trino e divino indica la Trinità e quindi è la perfezione, 33, 33, 33, farebbero 99, ma 100 è il numero completo, 10, 100, 1000, è il compimento, quindi tutto ciò che è salvato, tutto ciò che è dentro un'aurea di bene, quindi 100 canti con questo rispetto del numero 3. Ogni canto è scritto in terzine, cioè strofe di 3 versi, tutte, ogni verso, i 14.000 erotti versi della Divina Commedia, sono tutti endecasillabi, cioè frasi, versi di 11 sillabe. In rima, la rima è la rima incatenata, facilissimo, non spaventatevi, ma ve lo dico per suggerirvi di imparare la memoria, la Divina Commedia, pezzi almeno, ed è facilissimo, perché se uno ci fa l'orecchio, la rima incatenata funziona così, nel mezzo del cammino di nostra vita, mi dovrebbe una serva oscura che la diritta via era smarrita, il primo verso e il terzo rimano tra loro, il secondo, quello in mezzo, rima col primo e col terzo della strofa dopo. Così nel recitarlo, quando tu dici mi ritrovai per una serva oscura, ti ricordi che devi far rima con paura, con dura e a orecchio ogni terzina ti fa ricordare quella che viene dopo, col semplice uso della rima incatenata. Fine della metrica dello stile. Però sono cose che è giusto sapere, si gode di più, no? Nella lettura e nell'ascolto. 100 canti, non a caso appunto canti, si chiamerà canzoniere, la raccolta delle poesie di Petrarca, Leopardi scrive i canti, insomma c'è un nesso tra musica e parola, tutto da capire e da scoprire. Il primo è ritenuto da sempre, dalla critica, il canto di apertura, di introduzione a tutta l'opera. Quindi in realtà la suddivisione sarebbe 1 più 33 l'inferno, più 33 il purgatorio, più 33 il paradiso. Tutte e tre le canti che finiscono con la parola stelle, l'abbiamo detto la volta scorsa. Questo primo canto introduttivo, proprio perché è introduttivo, è fondamentale. Dell'inferno, se capiamo bene il primo canto, poi già il secondo mi intriga molto, ma almeno il primo canto va capito, perché è quello dove Dante spiega di che cosa parlerà, come ne parlerà, cosa succede, cosa non succede. Vi segnalo che analogamente ad altre grandi opere, vi segnalo che il primo canto della Divina Commedia, dopo tutta questa chiacchierata che fanno lui e il tizio che incontra lì, tale Virgilio, si conclude con «Allor si mosse e io li tenni dietro». La decisione di Dante, dopo tutte le spiegazioni del caso, di seguire Virgilio, d'accordo? Andate a leggere il secondo canto e finisce con il verso analogo. Così gli dissi e poi che mosso fue, entrai per lo cammino alto e silvestro. Cioè, abbiamo cominciato il cammino, ma non abbiamo cominciato già alla fine del primo canto. In effetti ci sono due inizi. Ci sono due inizi. Perché? Non poteva dire,
raccontato Virgilio, ciao, lui dice, partiamo. Perché? Cosa succede? Nel secondo canto, di così decisivo, da dovergli far riprendere la decisione che aveva già preso. Questa è la questione da capire stasera. Perché, vi ripeto, Dante ha costruito tutto perché l'inizio fosse chiaro. È come se dicesse, senti, se vuoi capire qualcosa di tutto quel che viene dopo, dei 100 canti, se vuoi far con me questo viaggio, occhio, c'è una condizione. Adesso te la descrivo, te la racconto, raccontandoti come l'ho vissuta io. D'accordo? Per questo dico che se riusciamo vorrei leggervi almeno le parti fondamentali del primo e del secondo per portare a casa questa questione. Di che cosa si tratta? Quale sfida ci lancia il poeta? Va bene? E allora cominciamo. L'inizio lo sapete tutti a memoria, tutti gli italiani sanno il primo verso della Divina Commedia. Secondo e terzo già scremiamo parecchio, ma spesso addirittura conoscono tutta la terzina. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. A scuola comincio a settembre con questa terzina, finisco di spiegarla a Natale, non sarà il caso stasera, cerco di stringere, perché è una roba pazzesca. È già detto tanto. Allora, a parte la prima annotazione che viene è questa. Dante ha subito la presunzione di tirarci dentro. Perché se si tratta della sua vicenda, usa l'aggettivo nostra. Perché è consapevole di lanciare una sfida. Ragazzi, sto parlando di voi, non solo di voi, non solo di me. Quel che dico di me, ho la presunzione che sia vero anche per voi. Fateci i conti, è la nostra vita che funziona così, non solo la mia. Non vi sto raccontando un caso particolare, sto cercando di dirvi ciò che di universale, cioè valido per tutti gli uomini, c'è in questa vicenda. Nel mezzo del cammin mi ritrovai, parla di sé, ma ci sbatte dentro questo aggettivo impressionante, nel mezzo del cammin di nostra. Quindi ci sei detto tu, sindaco, la parola, tu, tutti. Nel mezzo del cammin di nostra vita, cosa succede nel mezzo del cammin di nostra vita? Mi ritrovai per una selva oscura. Mi ritrovai in una oscurità. Già accettare questo è una sfida mica da ridere. Allora, il viaggio, Dante immagina che avvenga nella primavera del 1300. Impressionanti le coincidenze anche proprio cronologiche, una roba da, che a farlo a porta non lo si faceva così bene. Dante nasce nel 1265, nel 1300 ha giusto 35 anni e si riteneva allora che la vita media dell'uomo fosse 70 anni. Perché? Perché il Salmo, che tutti immagino conoscete, dice la nostra, gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti. Adesso abbiamo alzato un po' la media, ma insomma, allora era così. Neanche a farlo apposta, il viaggio avviene alla metà esatta della vita di Dante, o a quella che lui può presumere essere la metà della vita. A metà della vita Dante, nel 1300, si ritrova tutto sommato in una posizione, in una situazione abbastanza simile alla media, a quella nostra. A 35 anni può dire di aver realizzato qualcosa, tirato su famiglia, guadagnato 4 soldi, noi oggi diremmo fatto sulla casa, una villetta al mare, magari la barchetta, che ne so, insomma, sto bene. E anche l'anno, figuratevi, in cui vince le elezioni politiche, diventa sindaco. Non proprio sindaco, si chiama in un altro modo, ma insomma fa parte proprio dell'organo supremo di governo della città, il priorato di Firenze. Quindi è come se guardasse la parabola della sua vita
e dicesse lì, a metà della vita, a 35 anni, con le quattro cose che ho, avrei anche potuto dire di me stesso, e dai, qualcosa ho combinato, le cose vanno bene. No, lì, quando potrebbe dire ho tutto quello che è necessario per vivere, riconosce una debolezza, riconosce una situazione di bisogno. Di che cosa ha bisogno l'uomo per vivere? Della luce, cioè del senso di ciò che vive, perché per il resto fortuna, successo, soldi non garantisce per niente, non garantiscono per niente la felicità. L'uomo è fatto per la felicità, dicevamo la volta scorsa, vi ricordate, per la verità, per il bene, per la bellezza. Queste cose non portano necessariamente mai, quasi mai, o meglio, a certe condizioni, non fanno camminare verso la felicità. L'uomo è bisogno, l'uomo è necessità di scoprire il valore vero delle cose, dell'esserci, del tempo, del bene, del male. E Dante dice di se stesso, ho bisogno, mi ritrovo in una selva oscura, la luce. Non ricordo se l'ho detto la volta scorsa, lo ridico adesso, che è il dato forse che in questi anni mi ha sempre colpito di più, è andare a vedere che è proprio così. Tutta la Divina Commedia ha tema questo, la luce. Cosa vediamo quando apriamo gli occhi? Le quattro parole che ricorrono di più, vi ricordate? Quali sono? La prima, occhi, bene, vidi, mondo. E vi dicevo, se le mettete insieme e ci costruite una frase, c'è dentro il tema della Divina Commedia. Poter coi propri occhi fare esperienza del bene fino a poter dire ho visto la verità. E l'ho vista nel mondo, nelle cose, nel reale. Questo è lo scopo per cui siamo al mondo. Ma ha come condizione riconoscere di aver bisogno della luce. Riconoscere che tutto il problema della vita è uno sguardo da avere su di sé e sugli altri e sulla storia. Mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Per favore non confondiamo questa diritta via con i comportamenti, con le fare le cose giuste, fare le cose. La diritta via è la via della luce, la ricerca del senso. Se preferite, che è un'espressione che mi piace ancora di più, l'amore per la verità. Un uomo è un uomo quando ama la verità più di se stesso, quando è curioso di verità, assetato di verità. Perché vivere senza verità, provate a pensarci, senza verità vuol dire senza sapere veramente cosa sia l'amore, cosa sia l'amicizia, chi sia questa donna, chi siano questi uomini piccoli che chiamo figli che ho tirato su, chi sia, cosa voglia dire lavorare per il bene comune, cosa sia il bene. Tutto questo deve essere capito, conosciuto. Vivere senza questo è vivere da bestia, è vivere nel male, non che si è cattivi. L'esempio che faccio sempre a scuola, no? Se spegnessimo tutte le luci qui adesso e fossimo nel buio totale, non è che diventiamo cattivi, anzi diventiamo un po' più confusi, disperati, ma certamente ci faremo del male. Nel tentativo di muoverci, cioè di vivere, nel buio totale, faremo del male a noi stessi, agli altri e alle cose. Butti per terra le robe, spacchi tutto. Nel buio totale è impossibile vivere. C'è bisogno di una luce che stabilisca il valore, la posizione, il significato di tutto ciò con cui abbiamo a che fare. Perché vivere senza, hai quanto a dir qual era l'esperienza della selva oscura e cosa dura. E sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensiero rinnova la paura. Tant'è amara che poco è più morte. Vivere così, vivere da morti, è così amara la vita, è così piena di non senso, di dolore, inutile,
infecondo, che è come essere già morti. E qui c'è il verso, il primo verso che dice, che mi fece capire che Dante è un altro mondo. Non siamo abituati a ragionare così. Neanche certa dottrina, certo catechismo ci ha abituati a ragionare così. Dice, tant'è amara che poco è più morte, ma per trattar del ben ch'io vi trovai, dirò delle altre cose che io vi ho scorte. Ora, in italiano questo pronome, questo vi, è la serva, eh? Cioè lui dice, vivere nell'oscurità per proprio da cane. Io mi ci sono trovato in mezzo, non so neanche il perché. So una cosa, che vivere così è come vivere già morti. Ma voglio parlarvene perché lì, nella selva, io ho cominciato a vedere qualcosa di grande. La salvezza è cominciata lì. La salvezza comincia nel riconoscimento del proprio male, del proprio bisogno, delle proprie ferite. Se non parti da lì, non comincia niente. Non so dirlo diversamente, ma tutto il Vangelo è dentro questo. Sono venuto per i peccatori, mica per quelli che pensano di essere giusti, per i malati, per i bisognosi, per gli assetati, per gli affamati. Per loro sono venuto. Gli altri, quelli che credono di non aver bisogno, quelli che credono di saperla lunga, non riconosceranno mai la salvezza, per il semplice fatto che non ne hanno bisogno. E quindi per loro non c'è salvezza, non esiste la salvezza. La salvezza è per coloro che gridano questa cosa impressionante che grida Dante. Ma per trattare del bene che io vi trovai, dirò delle altre cose che io conosco. Un giornalista ha chiesto a Papa Francesco, ma lei come si definirebbe? Vi ricordate, primo anno di pontificato, mi pare, e lui rispose, un peccatore graziato o un peccatore salvato, qualcosa del genere. Questa è la partenza, sempre. È la partenza di ogni giorno. Ma per trattare del bene che io vi trovai, dirò delle altre cose che io vi scorto. Insisto su questo tema. Il problema della vita non è inferno di qua e paradiso di là. È una la strada. Una. E vi faccio notare, importantissimo, avete presente quando il disegnino dell'inferno, ce l'avete presente o no? È un imbuto, è un cono, perché quando Lucifero si ribella a Dio e Dio lo scaglia sulla terra trasformandolo nel demone, nel principe delle tenebre, quando Lucifero arriva a contatto con la terra ha così schifo dell'arrivo di Lucifero che si ritrae, no? Si ritrae, si porta, gli fa posto, e così Lucifero risulta conficcato al centro della terra. La terra che si è spostata ha formato questo imbuto che per cerchi successivi arriva fino al centro, cioè fino a Lucifero, e si è spostata dall'altra parte della terra. E ha formato, in modo equivalente come massa, ha formato la montagna del purgatorio. Quindi tu hai l'inferno, che è vero che è un cono che va verso il basso, ma poi c'è la natura burella che attraversa metà della terra e dall'altra parte la montagna del purgatorio. E poi, oltre il purgatorio, i sette cieli. Se voi prendete il disegno complessivo e lo girate, vedete l'inferno così, la natura burella, la montagna del purgatorio, i sette cieli. È una retta. È un unico cammino, la cui prima parte è l'inferno. È una cosa rivoluzionaria. Cioè, anche la morale cattolica, non la morale cattolica, la traduzione catechistica o un po' moralistica,
critica che tante volte mi ha afflitto, almeno a me, da bambino e da giovane, va un po' corretta. Il problema del male, certo che c'è da evitarlo, ma figurati, lo dice, ma va riconosciuta una debolezza. E il riconoscimento di questa debolezza è il primo gradino per la salvezza. Non è che puoi saltarlo, non è che puoi andare direttamente in purgatorio o in paradiso. Il cammino della vita è questo, l'inferno, il purgatorio, il paradiso. Ma la partenza è questo riconoscersi bisognosi di luce, perché senza la vita è morte. Io non so ben ridir come io v'intrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Non so dirvi perché mi sono trovato lì, che è un modo per dire, ragazzi, guardate, non è che ho fatto una cazzata particolarmente grave e sono finito lì. Non so neanche perché, è un modo per dire, è la condizione che viviamo tutti. Non è una colpa, uno sbaglio che ho fatto, è la condizione dell'uomo dopo il peccato originale, cioè l'uomo nella vita su questa terra è fatto così e siamo tutti fatti così. Ma poi che io fui al pieno un colle giunto, laddove terminava quella valle che m'aveva di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dai raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Ma a un certo punto sono arrivato ai piedi di un colle e, tirando sulla testa, guardai in alto, espressione quanto mai infelice. Il problema della vita, qual è? Guardare in alto. Avere il coraggio ogni tanto di sollevare la testa, invece di guardarti l'ombelico, invece di guardarti la punta delle scarpe, guardare in alto, aprire lo sguardo. Quello salva il particolare che vivi. Il particolare che vivi, se ti fissi lì, non vedi più niente intorno. Invece, il primo atto dell'uomo serio, leale, è il racconto che vi ho fatto la volta scorsa. Giusto? Sì, però. Guardare, tirare su la testa, guardare le stelle e sentire una lacrima di commozione che di su, guardai in alto, e che cosa vede guardando in alto? Vede in cima al colle un barlume, un filo di luce, un po' di luce, e capisce che la luce da qualche parte c'è. Sarò anche una merdaccia, sarò anche uno schifo, eppure mi è proposta una luce da raggiungere. Insomma, il problema della vita è passare dalla selva oscura, dalla oscurità alla luce. E dice, ciao, pronti, se si tratta di andare lassù, farò una bella scarpinata, ma ci arrivo. Allora fu la paura un poco quieta che nel lago del cor m'era durata la notte che io passai con tanta pietà. E come quel che con lena affannata uscito fuori del pelago alla riva si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio che ancor fuggiva si volse a retro a rimirar lo passo che non la so già mai persona viva. E ragazzi, dice, ero lì terrorizzato, il buio, la morte, alzo la testa, vedo un po' di luce, ho tirato il fiato, si direbbe linguaggio locale, mi è venuto su un respiro di sollievo, ho detto dai, forse allora ce la si può fare, e mi sono sentito proprio come un naufrago. Immaginate un naufrago nella tempesta, il buio, la notte, nuota, la nave andata anche piena vuota, e sente che gli mancano le forze, non ce la fa più, non ce la fa più, muoio, ormai muoio, non ce la faccio più, e immaginate che nel buio, con un'ultima braccia,